Modellare un semplice pezzo di argilla può migliorare la qualità della vita di un bimbo ricoverato in ospedale, regalandogli un sorriso e momenti di spensieratezza. Per questo la Fondazione Contessa Lene Thun Ollus, associazione altoatesina, ha avviato un nuovo laboratorio permanente di modellazione ceramica all'interno del reparto di oncoematologia pediatrica del nosocomio Cosentino. L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune e dalla provincia di Cosenza. La fondazione, creata da Peter Thun per ricordare la gioia e i benefici provati da sua madre, la contessa Lene, mentre plasmava l'argilla, promuove dal 2006 laboratori di terapia ricreativa attraverso la modellazione ceramica in contesti di malattia e di disagio. Il laboratorio permanente dell'ospedale dell'Annunziata si svolgerà ogni giovedì pomeriggio e offrirà la possibilità ai piccoli ospiti del reparto di oncoematologia pediatrica di partecipare a 3 ore di modellazione ceramica. Ringraziamo l'azienda Thun e la famiglia Thun per aver realizzato questo laboratorio di ceramica nel reparto di pediatria oncologica dell'ospedale dell'Annunziata. È una speranza che, diciamo, in questo laboratorio i bambini che si trovano ad affrontare delle terapie in questo reparto, che è uno dei reparti che funzionano meglio nell'ospedale dell'Annunziata, possono, diciamo, passare del tempo libero e imparare a fare qualche cosa di utile con le loro mani.